Ah, ma ne ho sentito parlare in tutti i modi, chi dice una cosa, chi dice l'altra, chi dice cavallo, chi dice no. Siamo di fronte al famigerato piatto locale, proprio quello tradizionale, se non sbaglio, che si chiama? Polenta e bruschette. È lui. È lui. Polenta e bruschette è un piatto tipico della tradizione contadina che nasce appunto come piatto povero, poiché viene fatto con le parti povere della carne, che venivano lasciate lunghe ore con lardo, finocchio e burro, senza mai rimescolarlo, quindi i contadini potevano andare nei campi e, tornati, trovare il piatto caldo in tavola. Quasi quasi sarebbe da mangiarlo. Buon appetito! Questi sono i tagli di carne con cui si fanno i bruschette, sono cappello, polpa reale, scusate, tampetto, fustello e cappello del prete, il tutto cotto per lunghe ore solamente con burro, lardo e finocchio.